dicono che tutto è scritto e non si può cambiare niente. Sono uomo e sono orfano. Io voglio cambiare tutto. Madame Rosa ha iniziato a tenere i bambini delle altre puttane. Ciao. Rosa, ho bisogno di un favore. Mamma l'ho presa in affitto subito dopo la tragedia. Io non ce la faccio più, sono vecchio. 2 mesi, non un giorno di più. Finché vivi qua, le regole le faccio io. Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Io lo chiamavo un buco di merda. Basta! Io non ti azzardare, sai. Non ci sta con la testa. Rosa è un bambino. Quello non è normale. È bacato dentro. Quando tu finisci le parole, sto qui. Avevo la tua età. Sto qui. Era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia. Che destino è il tuo. È proprio quando non ci credi più che succedono le cose belle. Ma se vuoi, devi darmi una mano perché da solo non ce la faccio. Se mi vuoi. L'umanità è solo una virgola nel grande libro della vita. Ma quando Madame Rosa mi guardava con i suoi grandi occhi gialli, ma se vuoi, non era una virgola. Se mi vuoi, sono qui. Ma il grande libro, tutto intero. Nessuno ti vede, io sì. A questo silenzio che protegge le nostre strade e alla vita che grida dai balconi, a chi è fermo ma si muove e a chi dà tutto senza chiedere nulla, a chi è stremato ma ci dà forza per sperare e alla bellezza che non smette mai di ricordarci chi siamo, alla paura che risveglia il coraggio e al sorriso che dà senso a ogni fatica, a chi è stanco ma non molla, a chi è lontano ma sa starci vicino, e a chi è spaesato ma si sente ancora un paese, all'Italia che ancora una volta resiste.